Tutti, Ciao a tutti. Allora. grazie di essere virtualmente a Dublino. Io sono Renata Sperandio e sono la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Dublino. Vedo nomi e volti anche noti, mi fa piacere rivedere alcuni amici e amiche del passato e anche del presente, e credo che tra un po' saremo più o meno tutti sul tablet. E magari cominciamo con i saluti e appunto è davvero una gioia rivedere Tiziana diciamo, virtualmente a Dublino, dove è stata 2 volte e ci siamo conosciute in occasione di uno spettacolo dedicato a un'architetta straordinaria, Franca Helg. Era il 2018, da lì è cominciata una conversazione. Un interesse per il lavoro che sta facendo, così siamo arrivati a presentare l'anno scorso, mi pare, un meraviglioso spettacolo su Rosa Balistreri, Terra di Rosa, che alcuni di voi sicuramente hanno visto, e se non l'hanno visto, spero che abbiate presto occasione di così, avere questa esperienza che è davvero meravigliosa. E la conoscete, Tiziana viene da Catania, adesso è a Milano e si è mossa veramente sempre con questo grandissimo interesse nei confronti delle identità, della scoperta di storie non evidenti, ma importanti per tutti noi. Per cui quando abbiamo cominciato a pensare a questa iniziativa su mappe, confini e territori che attraversa moltissimi modi per avvicinarci a queste idee. Nel momento in cui abbiamo pensato a qualcosa che veramente desse il senso dell'esperienza personale, abbiamo chiesto a Tiziana e Tiziana stava lavorando proprio a questo lavoro. Quindi la combinazione è stata splendida, purtroppo c'è stato il Covid e quindi tutto quanto si è dovuto trasferire appunto sul piccolo schermo che ormai abbiamo conosciuto tutti noi e che è diventato compagno delle nostre giornate. Cercheremo comunque, io credo, poi di teatrale. E in questo senso questa sera cercheremo di dare un'idea di uno spettacolo che si farà e che ci sarà e che c'è già stato in parte, credo. E vorrei ricordare, come si dice qui proprio per housekeeping, che saremo registrati, che verremo, si chiederà a tutti come dire, mute, di silenziare il proprio computer e che è possibile naturalmente usare la chat per osservazioni, commenti, saluti e osservazioni su quanto stiamo per attraversare grazie a Tiziana Vaccaro. Quindi grazie ancora a Tiziana, benvenuta Tiziana e grazie a tutti voi per essere con noi questa sera. Spero di rivedervi dal vivo a Dublino quando i tempi saranno finalmente diversi. Grazie a tutti. Tiziana, a te. Grazie. Cominciamo. Io mi ricordo che anni fa, quando facevo parte di Ugly Corse, vidi un video che mi è rimasto impresso perché facevano vedere una badante rumena che era tornata a casa. Lei per anni era stata qua in Italia a fare la badante e curava i figli di questa famiglia pure. A casa non la riconoscevano i suoi familiari. Ma la cosa scioccante del video è stata che non l'ha riconosciuta nemmeno il cane, gli abbaiava contro e gli ringhiava. Cioè l'immagine di questa signora che arriva a casa sua, che era in campagna, apre il cancello e il cane gli ringhia. I figli la cacciano perché gli dicono: tu sei stata lì a curare i bambini degli altri, non hai curato noi. Senza capire che lei stava lì per mantenere la famiglia, che i sacrifici l'ha fatti. Quel video io non me lo scorderò più, l'ho visto nel 2014. Mi sembra, è stato un video che mi ha scioccata,
scioccata. Avete appena ascoltato la voce di Stefania. Stefania è una badante di Latina, o meglio assistente familiare, come preferisce essere chiamata. E Stefania l'ho incontrata in occasione di un altro progetto di cui poi vi parlerò in seguito, e l'ho conosciuta grazie ad ACLI Golf di Latina. Per chi non lo sapesse, le ACLI sono le associazioni cristiane dei lavoratori italiani. ACLI Golf sono associazioni che organizzano sostanzialmente le collaboratrici e i collaboratori familiari. Si occupano sostanzialmente di fare anche da intermediari nelle relazioni con i datori di lavoro e a tutela ovviamente degli interessi e dei diritti di entrambi. In questo frammento che avete appena ascoltato dell'intervista, Stefania racconta di un momento preciso di queste donne, le donne dell'est che vengono a lavorare 10-15 anni in Italia come badante, come colf. Racconta il ritorno a casa e il non riconoscimento, il non riconoscere più quella persona sostanzialmente e il non riconoscersi, quindi l'identità fatta a pezzi. Cosa succede, io mi sono chiesta, quando si torna a casa dopo una migrazione? Dove va la vita dopo? E cosa è successo in Italia, nel luogo che è stata la casa, ma anche la prigione di queste donne? Ce lo racconta adesso Basilica. Io sono stata via per tanto tempo, 10 anni, che maggior parte del tempo l'ho vissuto dentro la casa. E tu in questo tempo non sai cosa succede fuori. Nel tuo paese sono cambiate tante le cose, no? 10 anni, certo che le cose cambiano. Non ne hai più amici, perché non puoi mantenere le amicizie per tanto tempo se sei lontano. Sì, buongiorno, ciao, niente di più. E quando torni, è la tua casa. Tante volte l'ho detto che sono nella mia casa, ma mi sento più straniera. Perché non sai, non conosci più il mondo di fuori. Non sei più sicura di te, non sai cosa andare. Hai bisogno di andare dal dottore. Ma quale dottore? Che tu sei mancata tanto tempo, neanche il dottore ce l'hai. E poi non sai come vanno le cose, dove devi andare, cosa devi fare. Per 2 mesi mi sono rifiutata di uscire di casa. Però nulla, caduta da nulla. Quando stai per tanto tempo chiusa e per tanto tempo tu fai solo quello che ti sta dicendo, anche quando sei a casa tua, è come aspettare che qualcuno ti dica cosa devi fare. Mi alzavo al mattino e non sapevo adesso cosa faccio. E poi a un certo punto pensavo, Basilica, ma sei a casa tua? E che qui sei tu padrona, tu decidi cosa fare. Ci è voluto un po' di tempo per avere il coraggio di affrontare il mondo da fuori. Ma oggi non mi sono abituata talmente a vivere in casa che anche oggi faccio fatica ad andare in giro. Non mi trovo più in sicurezza, mi sento più sicura in casa. Basilica è la protagonista del mio spettacolo teatrale, che si intitola Sindrome Italia o delle vite sospese, e del fumetto da cui poi è stato tratto nello spettacolo. Basilica ha lavorato in Italia per 10 anni e una volta rientrata in Romania, il suo paese d'origine, dopo qualche mese ha iniziato a soffrire di insonnia, depressione, paura di uscire di casa. Non riusciva a stare bene in casa sua. Tutti sintomi che sono riconducibili a quel fenomeno medico-sociale che appunto viene definito Sindrome Italia. Pensate, nel 2005 è stato definito così da 2 psichiatri ucraini, che avendo in cura delle donne, queste donne mostravano tutte più o meno gli stessi sintomi, oltre a quelli che ho nominato di Basilica: paranoia, depressione, bipolarismo, schizofrenia, tendenze suicide, ma soprattutto queste donne erano accomunate da uno stesso evento: avevano lavorato in Italia come badanti e come colf, spesso per lungo tempo, quindi parliamo di 10, 15, 20 anni. Questa malattia, come è stata definita da questi 2 psichiatri, in realtà è stata definita più un fenomeno medico-sociale, e oggi si parla di malattia. È quindi la malattia che colpisce le donne dell'est nel momento in cui, rientrando nel loro paese d'origine, fanno fatica a inserirsi nel contesto familiare, sociale, culturale che avevano lasciato. Perché? Perché gli anni in Italia sono stati troppi. Sono stati troppi cambiamenti, troppi dolori, troppi gli strappi. Molte di queste donne sanno
di aver avuto la sindrome Italia, come Vasilica. Alcune in realtà non sanno neanche che cosa sia, ma dicono che stanno bene. Altre ancora invece ammettono che non guariranno mai. Com'è nata l'idea di raccontare questa storia? Com'è nata l'idea di andare a cercare la sindrome Italia? Io vivo a Milano, come vi diceva poco fa Renata, e un giorno conosco la mia vicina di casa, che si chiama Valentina, o meglio così lei si faceva chiamare, perché spesso queste donne, non so se qualcuno lo sa, cambiano nome quando vengono in Italia, perché cercano dei nomi che sono più riconoscibili, più facili da pronunciare. Valentina inizia a raccontarmi un po' la sua storia, un po' per caso, considerate che io abitavo, perché adesso ho cambiato casa, al quinto piano senza ascensore, e quindi io e Valentina avevamo voglia di chiacchierare quando ci incontravamo nel pianerottolo. Mi racconta diversi episodi della sua vita e iniziano questi episodi ad affascinarmi da un lato e a, io dico sempre, a darmi delle coltellate in pancia dall'altro. Sentivo che c'era qualcosa che mi emozionava profondamente. Era un periodo in cui stavo cercando una nuova storia da raccontare nei miei spettacoli. Io sono autrice dei miei spettacoli e quella roba lì sentivo che poteva essere un tema interessante. Pian piano ho iniziato a cercare altre storie simili a quella di Valentina e per caso mi sono imbattuta in Silvia Dumitrache. Silvia Dumitrache è la fondatrice di un'associazione che a Milano si chiama Donne Romene in Italia. Lei è un'attivista, è una donna potentissima, fortissima, che lotta, rumena anche lei, che lotta per i diritti delle donne e delle sue anche concittadine che sono venute in Italia a lavorare come badanti. Silvia Dumitrache mi racconta di questa sindrome Italia, quindi per la prima volta io sento parlare di questo fenomeno da lei. Io non avevo mai sentito questa parola, all'inizio mi sembrava qualcosa di strano, poi invece entrando dentro il tema ho iniziato a scoprire che c'è davvero un mondo, ho iniziato a cercare quindi a studiare il fenomeno sia a livello medico-sociale, proprio per saperne di più, per capire cosa accadeva a queste donne, e sia proprio a livello antropologico, ho cercato di saperne di più, ho cercato fonti, ho cercato persone che in qualche modo erano entrati in contatto con questo fenomeno e soprattutto grazie a Silvia Dumitrache ho incontrato Vasilica. Vasilica, pensate, io non l'avevo mai conosciuta dal vivo. Io e Vasilica ci siamo conosciute su Skype, grazie a Silvia, ed è stato fortissima la generosità con cui Vasilica si è data, con cui Vasilica ha deciso di mettermi in mano la sua storia. Un anno di skypeate, di conversazioni su Skype. Una volta alla settimana Vasilica mi raccontava dei frammenti della sua vita. Vasilica è stata l'unica persona, in realtà, che io dico ha fatto tutto il percorso, cioè è venuta in Italia, ha lavorato come badante, come colf, e poi a un certo punto è ritornata nel suo paese. Io ho iniziato, grazie anche a Silvia e ad altre persone che ho conosciuto, a intervistare e a raccogliere storie anche di altre donne. Tutte più o meno si somigliavano, ma Vasilica in più aveva il ritorno a casa e quindi aveva l'esperienza fisica concreta della sindrome Italia. E soprattutto Vasilica era cosciente di averla avuta, era cosciente di essere stata male e di aver attraversato qualcosa che in qualche modo aveva spezzato la sua identità. E dopo aver raccolto la storia, anzi durante la raccolta di queste storie, io inizio a scrivere, quindi il mio lavoro sostanzialmente prima della scrittura del testo è stato un lavoro proprio di inchiesta. Inizio a scrivere il testo e mentre scrivo il testo inizio anche a viaggiare, viaggio in giro per l'Italia da nord a sud, da sud a nord, per andare a provare il mio spettacolo e ancora a scrivere in altri luoghi. In Italia, non so chi lo sa, ci sono le residenze artistiche, sono dei luoghi spesso fisici, a volte sono delle compagnie che hanno degli spazi che ti accolgono, a volte ti sostengono economicamente, altre ti danno degli spazi in cui lavorare. Ed è stato forte per me vedere come lo spettacolo cambiava in base al luogo che attraversavo. Andavo a sud, andavo in Calabria, andavo in Puglia, andavo in Toscana, andavo in Emilia-Romagna e ogni volta aggiungevo un pezzo. Non cambiava la storia di Vasilica, che comunque era la stessa storia.
però cambiava sicuramente qualcosa dentro di me e cambiava anche perché durante queste residenze ho avuto l'opportunità di fare dei laboratori. Io sono conduttrice anche di laboratori teatrali e ho incontrato diverse donne migranti italiane con cui abbiamo iniziato un percorso teatrale breve che durava quella settimana di residenza, ma che partiva proprio dai temi su cui stavo lavorando io, quindi attorno ai temi di Sindrome Italia. Durante questi laboratori ho conosciuto quindi altre donne e tra queste, durante un laboratorio a Rubiera, in Corte Ospitale, la Corte è un luogo, un centro di produzione di residenza artistica molto conosciuto e importante in Italia, quindi siamo in Emilia Romagna, io ho conosciuto, ho incontrato altre due donne che mi hanno regalato la loro storia, che sono Galia e Svitlana. Galia, una donna moldava, e Svitlana, una donna ucraina. Queste donne, anche loro, venute in Italia entrambe a lavorare, storie simili tra di loro e anche a quella di Basilica, della protagonista del mio spettacolo, però allo stesso tempo con colori e sfumature diverse, chiaramente. Loro, per esempio, sono ancora in Italia, vivono a Rubiera tuttora, e dello sindrome non avevano mai sentito parlare, forse qualcosa a Svitlana. E anche di loro io ho raccolto nel tempo diversi frammenti, anche a loro ho fatto delle interviste realizzate fino a qualche mese fa, sempre per il progetto di cui poi vi parlerò dopo. E diciamo che entrare dentro una storia è sempre un viaggio per noi che siamo creatori di storie. Entrare dentro le storie di queste donne per me lo è stato sicuramente, perché sicuramente ha tracciato rotte, ha valicato confini e ha attraversato territori. E io oggi vorrei fare lo stesso con voi, cioè vorrei portarvi con me in questo viaggio in cui sentirete le voci di queste donne, quindi sentirete, oltre a Basilica e Stefania, sentirete Galia e Svitlana, sentirete i loro racconti che si alterneranno alla mia voce, che cercherà in qualche modo di tenere insieme i frammenti, i pezzi, e vi restituirà anche qualche breve testo del mio spettacolo teatrale. Quindi cominciamo adesso il viaggio. E come tutti i viaggi, i viaggi si cominciano dall'inizio. E conosciamo Galia. Non ho deciso mai di venire in Italia. Io stavo bene nei miei paesi, perché noi prima, come te l'ho raccontato, che eravamo tutti in Unione Sovietica, eravamo tutti fratelli e sorelle, diciamo così, avevamo anche noi lavoro, avevamo anche noi un po' di soldi in banca come voi, e eravamo tutti uguali, erano ricchi e poveri, e quindi stavamo anche noi bene, solo che è stata questa cruda Unione Sovietica, siamo rimasti senza lavoro, senza niente. Quei soldi che li avevamo, anche noi quel poco di soldi che li avevamo in banca, in Emiliano gelato, quindi non abbiamo saputo niente di quei soldi, e abbiamo dovuto prendere la strada di partire, dove, come, non sapevamo anche noi. Avevo anche dei cugini che sono andati prima e ne raccontavano che hanno trovato, sì, dall'inizio è stato duro, poi hanno trovato, piano piano hanno trovato lavoro, quindi mi raccontava che si può venire in Italia a lavorare perché si trova lavoro di più per le donne come per uomini. E io sono arrivata in Italia. Come sono arrivata in Italia? Perché prima, quando è stata questa cosa, perché siamo arrivati ai giorni che non avevamo niente da mangiare, di dare ai figli. E mio marito, come lui si sentiva un uomo, ho detto va bene, tu rimani a casa con i figli, parto io. È partito lui prima, ma per partire senza documenti, nero, sai, clandestini. E cosa? Erano gruppi di uomini che facevano altri gruppi delle persone che le portavano in Italia, magari in Spagna, in altre cose, ma per questo tu dovevi pagare una cifra di soldi. Quindi mio marito, prima volta, ho pagato $3,000, in quel momento non erano euro, ma erano dollari. Va bene, ho passato lui tutti questi 2 anni, è arrivato in Italia lui non trovava lavoro, ho dovuto tornare indietro a casa. A casa già avevamo quei debiti che lui sono debitato per pagare il viaggio in Italia, e abbiamo pensato cosa facciamo,
lui dice devo provare la seconda volta. È arrivato la seconda volta di nuovo, non trovava lavoro e ho dovuto andare giù a Foggia. Mio marito ha cominciato a lavorare a Foggia nei campi e di là ho fatto conoscenza con altre persone che hanno detto guarda se tu, perché mio marito di professione è un camionista, dice se tu sei camionista di là al nord c'è del lavoro. E l'hanno aiutato altri ragazzi di venire qua al nord. Ho trovato un po' di lavoro, ma avevamo tanti debiti, ma tantissimi debiti avevamo che non ti posso dire. E poi lui mi diceva, Galia, ma sai che per le donne si trova di più, è più facile di trovare lavoro in Italia, perché le donne le prendono in casa, di stare con anziani, di fare lavori, sai? E dice, cosa facciamo? Perché eravamo indebitati tanto. E io cosa ho deciso? Ho parlato con i miei figli, perché mia figlia era più grande, aveva 12 anni, e mio figlio aveva 10 anni, 9 qualcosa. Ma loro mi hanno detto, mamma vai tu, perché sai come papà è più debole, tu sei più forte. Dice, se non vai tu, non sappiamo come andare avanti, perché noi abbiamo cominciato a costruire una casa, e come è stato questo crollo abbiamo lasciato la casa, abbiamo lato tutto. Quindi la mia casa era solo muri, senza finestre, senza porti. Immaginati che ho lasciato i miei figli in quella casa vuota, con niente, e senza soldi, senza parenti, senza nessuno. I miei genitori erano morti, i genitori di mio marito morti, quindi sono rimasti due ragazzini da soli. E io sono partita qui, certo ho fatto tanta fatica perché di nuovo senza documenti siamo venuti clandestini. Abbiamo fatto tanti chilometri a piedi, ti ho raccontato come ho fatto 5 chilometri di pannocchia secca per traversare una dogana. E va bene, siamo noi arrivati qui in Italia e qui io non avevo niente contatti con mio marito perché non avevamo telefono in quel momento. Ci erano cellulari, ma non avevamo soldi per comprare quei cellulari. E a noi ne hanno sbaricato a Padova e da Padova ho cominciato la nostra storia. La storia di queste donne inizia sempre in qualche modo dal loro arrivo in Italia, però anche il viaggio in questo caso ha la sua importanza ed incide profondamente nella loro vita, nei loro ricordi. Fino a qualche anno fa, ma anche per molte ancora è così, si arrivava in pullman. Il viaggio era molto faticoso, avete sentito da Galia, durava giorni, come avete ascoltato appunto lei, Galia ha dovuto attraversare anche un campo di pannocchie addirittura col marito per entrare ed entrare clandestina. E Galia è arrivata col marito, ma in realtà sono molte, moltissime le donne che arrivano da sole. Infatti oggi si parla di femminilizzazione dell'emigrazione. Per esempio, una è appunto la migrazione legata al lavoro di cura. Le migrazioni femminili sostanzialmente adesso stanno e hanno messo in discussione il tradizionale modello patriarcale di organizzazione della famiglia, no? Per cui era al padre, venivano delegati i compiti di andare a prenderli a provvigioni, le risorse economiche e materiali, invece alle donne erano relegati invece ruoli di madri tradizionali e quindi anche di compiti legati alla cura. Invece oggi sono sostanzialmente le donne, per quanto riguarda questo fenomeno, sono le donne che ricoprono il ruolo di, come si suol dire, di breadwinner. E quindi donne che partono per portare soldi a casa. E cosa succede dopo? Quando arrivano in Italia, quindi dopo il viaggio, cosa succede a queste donne? Dove vanno? Dove vanno a dormire? Come trovano il lavoro? Che cosa succede? Continuiamo ad ascoltare Galia. E va bene, piano piano, io ho incontrato mio marito, alle volte non avevamo la casa, non avevamo dove vivere e lui sempre non mi poteva portare con lui sul camion e quindi mi lasciava in un bosco tutto il giorno e arrivava alla sera alle 9, alle 10, a mezzanotte, alle volte anche non arrivava di prendermi, sai, per dormire sul camion e poi di nuovo a lasciarmi fino a quando abbiamo trovato... Tra i nostri parenti, conoscenze, abbiamo trovato una cugina a Torino, che lei mi ha trovato di là un lavoro
E io sono partita di là, mio marito lavorava in un'altra parte e io di là. Sono entrata in una famiglia, ho fatto anche io la badante, lavorava con una persona con Alzheimer, ma con un Alzheimer di quel cattivo, non, perché so, queste malattie cieche è buono, che cieche è cattivo. Ma ho sopportato, niente, ho imparato anche la lingua, in un mese io già parlavo come un robot. Sinceramente io non capivo questa malattia, perché per me era qualcosa di nuovo. Sono entrata in questa famiglia, mi ho fatto conoscenze con questa persona, poi era anche sua moglie che era gambissima e lei mi ha raccontato, guarda che lui è così e così, ma io ho detto va bene, provo. Aveva un po' di paura solo di lingua, perché capiva ma non poteva rispondere indietro, sai? E diceva come faccio, come faccio? Poi piano piano sono accomodata, perché lui aveva questa malattia. Lui odiava sua moglie, i suoi figli, ma a me quando ho visto che io avevo cura di lui, ho cominciato a amarmi, non so come, mi prendeva come sua figlia più piccola, cioè, hai capito? E così, e alle volte io facevo tanta fatica di rispondere, perché lui magari mi chiedeva acqua, io non sapevo cos'è quella acqua, e poi lui con le mani mi faceva, sai, bicchiere e da bere. Poi io mi sono impegnata, leggeva tanto, anche se non capiva niente, ma leggeva mille volte quella parola fino a quando imparava che quella parola si fa così. E poi piano piano lui si è accomodato con me, venivano tutti i giorni il dottore che lo frequentava e tutte le volte diceva ma come fa questa ragazza? Mi chiedeva, io sono infermiera, diceva no, allora da dove sai tu curarlo così bene? E io ho detto, ma da sola, così, da sola, sai? La maggior parte di queste donne, delle donne dell'est che arriva in Italia, come avete capito, no, è destinata a fare lavori di cura o di pulizie. La badante, la babysitter, la colf. L'Italia, pensate, è il paese europeo con il più alto numero di badanti. Considerate che sono più di 1,5 milioni, circa 1,7 milioni di donne migranti nel nostro paese, non solo ovviamente dell'est, anche filippine, marocchine, e la maggior parte di queste donne però svolge un lavoro di cura. Si parla infatti in letteratura nel testo Arike Hochschild, credo che si pronuncino così, sono due sociologi, nel loro testo le donne globali lo dicono bene, parlano appunto di donne globali, cioè le donne provenienti dai paesi del sud del mondo che migrano per svolgere lavori da donne, quindi lavori di cura sostanzialmente, nei paesi del nord del mondo. Lavoro che chiaramente le donne benestanti non sono più in grado o meglio non hanno voglia di svolgere. Il processo che viene definito sempre da loro, da questi sociologi, care drain, cioè il drenaggio delle risorse affettive e di cura in direzione dei paesi ricchi, e che in questo caso ha degli effetti importanti, devastanti, sia nei contesti di approdo, in questo caso in Italia, sia anche nei contesti di partenza dei paesi d'origine. Infatti, non so se avete mai sentito parlare negli ultimi tempi, io lo sento spesso, ma probabilmente perché è una cosa che è un tema che mi interessa, di catene globali della cura, cioè sostanzialmente quella catena formata da donne in cui circola un'unica risorsa che è il lavoro di cura, e questa risorsa viene comprata a basso prezzo dai paesi ricchi nei paesi poveri e che mette quindi ancora in evidenza ancora di più l'esistenza ancora oggi purtroppo di politiche neocoloniali sostanzialmente, che continuano quindi ad affamare i paesi a basso reddito e perpetuare la discriminazione tra le donne del mondo. Quindi donne nel mondo, in un mondo globale, donne che si discriminano anche tra di loro. Queste donne, le donne, ritornando alla nostra storia, delle donne dell'est, sono donne scolarizzate, spesso sono anche laureate, nel loro paese hanno fatto, erano e facevano lavori diversi, lavori come magari qualcuno era architetto o architetta, come si dice oggi, ingegnere, e invece arrivano in Italia e si ritrovano a svolgere lavori di cura in cui più delle volte peraltro non sono preparate.
E per cui spesso vengono anche poi trattate male, con superiorità. Qualcuna mi diceva, non mi ricordo chi, che ma in realtà sono molte che lo dicono, vengono trattate come delle serve. Anche Stefania, la donna italiana, la signora di Latina che avete sentito, in realtà dice che anche le italiane che fanno i lavori di cura vengono trattate come delle serve. Ma questa è un'altra storia, un altro progetto. Sentono questa frase: sei pagata per fare il tuo dovere, devi fare quello che dico io. Vi leggo a questo proposito un pezzo del mio spettacolo. Lavoro da 2 mesi a casa di una signora anziana. Sta sempre in casa dalla mattina alla sera. Io vivo qui. Mi dicono che devo mangiare quello che mangia la signora, che però non mangia niente. E io non posso averne di più, solo il suo cibo scotto senza sale, non un pezzo di carne, io non so neanche più com'è la carne. A volte io mangio di nascosto, con le porte dell'armadio aperte per non farmi vedere dalla signora. Praticamente mangio dentro l'armadio. Ho sentito delle persone che mangiano sotto le coperte. Tu ti prendi con i tuoi soldi il cibo, ma non lo puoi mangiare davanti alla signora, perché la signora si offende. Ma non ti basta quello che ti do io, basilica? No, non mi basta. Tu hai 90 anni e riesci a mantenerti con una patata e una carota, io no. E io ne ho 30 di anni, devo mangiare, che poi lavoro anche, 24 ore su 24. E io non sono abituata a stare tutto il giorno a lavorare e vivere con una persona che non conosco, vecchia, che mi ripete sempre, sei straniera, già sei fortunata, cacciavaghi, che mi cambia sempre il nome. Signora, io mi chiamo Basilica, con la V. Io non sono abituata a vivere in casa con una che mi guarda con disprezzo, mentre io, signora, faccio con te cose che neanche tua figlia vuole fare. Signora, io non mi sono presa in braccio mai, neanche la mia nonna. Non so che corpo aveva, figuriamoci lavarla, toccarla dappertutto, che io ogni giorno ti lavo, ti pettino, metto le mani nella tua merda, nel tuo sesso, io che non ti conosco. E tutto questo è difficile. Sì, lo so, signora, lo so che è difficile pure per te, perché io per te sono un'estranea. Ma allora tu perché non mi capisci? Gliele volevo tanto dire queste cose alla signora. E invece... muta. E io non sapevo parlare italiano. Questo era un pezzo del racconto della storia di Basilica. Basilica ha incontrato tanta cattiveria, o meglio, ha incontrato delle persone che facevano delle cose cattive, come questa signora di Palermo. Palermo è stata la prima città che ha accolto Basilica in questa maniera. Però ha incontrato anche tante persone che l'hanno in qualche modo trattata bene, trattata come una di famiglia. Per tutte le donne è un po' così. Ci sono esperienze positive, esperienze negative. E anche per Galia, la donna di cui stiamo ascoltando la storia, è stato così. Galia ha fatto per lo più la babysitter in questi anni e ha cresciuto i figli degli altri come se fossero i suoi. Ascoltiamola. Io sono trattata molto bene in queste famiglie, anche dove sono adesso, ma sono entrata anche in una famiglia poverina, magari ho fatto anche io la badanta con una vecchietta, e quella vecchietta era da sola, non era sposata, non aveva figli, aveva solo 2 nipoti, e era dura, diciamo così, dura, cattiva, gelosa, egoista, invidiosa. Guarda, quando, perché io non parlavo spesso con i miei figli, parlava solo alla sera. E lei, quando sentiva che io parlo con i miei figli, urlava come una matta. Non mi lasciava di parlare con i miei figli. Era gelosa. E quindi poi mi diceva di tutto. Proprio di tutto mi diceva. E in quella famiglia io sono stata 9 mesi. Poi sono scappata, proprio sono scappata. Io anche non ho preso soldi per quei mesi che io ho lavorato di là, perché non ce la faceva. Se io rimanevo in quella famiglia io impazziva, perché sì, si parla, anche adesso si parla, che noi stranieri veniamo qui per prendere i mariti, per prendere i soldi, la loro ricchezza,
Ma non è così. Magari ci sono anche di queste persone che fanno questa cosa, ma io non ero di quelle e non ci sono e non ci sarò mai. Mai. Ve l'ho detto e vi dico, per me l'obiettivo erano i miei figli, di poter lavorare, di guadagnare un po' di soldi, di finire quella casa che ho cominciato e di aiutare i miei figli, niente altro. E il lavoro che lavoravo qui, quel lavoro che lo svolgeva, io lo facevo con amore. Io sempre ho lavorato con bimbi. Io, con questi bimbi che ho lavorato qui, io vedevo i miei figli crescendo. Quindi vi dico, ragazzi, la verità che io e i miei figli mi ricordo solo piccoli. Come loro hanno cominciato a crescere, io non lo so niente. Non mi ricordo niente, ma lavorando in queste famiglie con bimbi che sono cresciuti e loro figli, per me questi figli di queste famiglie italiane sono miei figli. E io quando vedeva, c'è un bimbo Federico che è maschio, sempre pensavo a mio figlio, ma guarda che Federico sta crescendo e anche mio figlio cresceva così come lui. E li amava tanto, vi dico la verità, tutti i giorni vedeva anche le bimbe, perché ce l'ho anche le bimbe, i maschi e i femmini, e sempre pensava solo a loro, guarda che mia figlia è così come Beatrice, guarda che mia figlia è così come Elena, mio figlio che si chiama Yuri e come Federico, che vengono anche brufoli, sai? Tutto quanto, non lo so, per me è così. Questi figli che sono qui sono anche i miei figli. In questi figli che ho cresciuto qua, vedevo i miei figli di là. Io avevo tanta fiducia in mia figlia che era più grandicella. E mia figlia capiva tutto. Mio figlio, sai, un maschio, lui giocava a calcio, tutto quanto. Invece lei è rimasta a casa, che io gli ho detto, guarda Leona, io vado solo perché ho fiducia in te. Tu rimani qui per Yuri e come mamma e come papà. E lei mi diceva, e per me? Ti rimani per me mamma e papà? Ma sono stati così bravi, ma bravi sono stati perché andavo a scuola e anche i professori di là non sapevano che noi eravamo via. Non sapevano che questi figli sono rimasti a casa da soli. Io non ho visto i miei figli 5 anni. Non potevo andare, di là, ma non poteva tornare indietro perché non avevamo documenti. Io sono arrivata in Italia dopo che è stata sanatoria, nel 2001-2002, così sono arrivata in Italia. Quindi a me non potevano, anche queste famiglie dove sono entrata a lavorare in nero, ho lavorato in nero, non mi potevano mettere in regola perché non era sanatoria. Quindi io dovevo aspettare il sanatoria. E dopo che è uscita la sanatoria, che mi hanno fatto documenti dopo 5 anni, io sono andata a casa, che i miei figli sono venuti a incontrarmi in aeroporto, che non li ho conosciuti. Non li ho conosciuti. E loro sono venuti anche con loro amici. I miei figli mi sono saltata subito addosso e io ho chiesto, ma Yuri, dove è Yuri? E dice, mamma, non lo vedi? E c'erano un gruppo di ragazzi che davvero non l'ho conosciuto. È stata dura. È stata dura. Un altro pezzo dello spettacolo. La prima volta che siete venuti in Italia, figli miei, ve lo ricordate? Io ero così felice di vedervi, no? Non ci vedevamo da un anno. Volevo farvi conoscere i figli della signora. E io vi immaginavo sempre di vedervi giocare tutti insieme con i giocattoli. Uff. Ma per forza qui a casa mia dovete stare, Vasilica. Domani è il tuo giorno libero. Ve ne andate da qualche parte. E per stasera, E chiedi a qualche tua amica di qui. Amica? E chi ce l'ha il tempo per farsi delle amiche? Signora, non è che io prendo i miei figli, ho tutte le mie amiche che sono lì a casa mia e veniamo in Italia tutti insieme. Io sono venuta da sola qui. Avrei voluto tanto dirgliele queste cose alla signora, ma muta. Io cercavo le parole, ma non le trovavo. Neanche nella nostra lingua, per dirvi, figli miei, che mi dispiaceva. Mi dispiace, bambini, per quell'abbraccio veloce in strada, che io non potevo spiegarvi perché ci siamo salutati e subito separati. Che lì era tutto complicato e voi eravate piccoli, non avreste capito. Ma tanto la mamma torna,
La mamma torna 3-4 anni e poi torna. Io non potevo dirvi che avevo fame. Io ho sempre fame. Fame di cibo, fame dei miei figli, fame dei miei nonni, fame delle mie amiche, fame delle persone che io a volte penso che appena vedo i miei figli, ma io me li mangio, sì, me li porto con me di nascosto nella casa della signora, gli dico shh, giochiamo a nascondino, nascondiamoci nell'armadio e lì dentro io me li mangio, come quando mi mangio il pezzo di carne, sì, e io mi mangerei tutte le persone che incontro fuori, sì, per la strada, le persone gentili, che anche se non mi conoscono, buongiorno, mi salutano. E qualcuno magari che mi vede stanca, triste, mi chiede come stai? Buongiorno, io sto male, vorrei mangiarvi tutti. Sì, lo so che mi prenderebbero forse per matta. E un po' col tempo lo sono diventata matta di fame, che io mi mangerei anche io. Ma io mi mangerei la mia pelle, la mia carne, il mio sesso. Ma io a che servo? Non sono più donna, no? Non sono più mamma. Ma che cosa sono? Chi sono? La maternità è un altro aspetto grande, fondamentale, direi, centrale quando si parla di sindrome Italia. Queste donne e di queste donne della loro migrazione. Pensate che oggi infatti non si parla neanche più solo di famiglia transnazionale, ma di maternità transnazionale. Per le donne sostanzialmente l'esperienza migratoria implica la riformulazione non solo dell'identità propria, no? Della propria identità di genere, ma anche dell'idea di maternità. Avete sentito da Galia prima lo diceva benissimo, io non li ho riconosciuti i miei figli, perché molte donne quando tornano a casa spesso trovano questi figli grandi, li trovano ormai adulti, li hanno lasciati bambini e loro non li riconoscono più. Vasilica mi raccontava che lei sognava i suoi figli solo bambini, solo piccoli, come quando li aveva lasciati. E queste donne in Italia, loro malgrado, finiscono a fare le madri, i figli degli altri e a volte anche le figlie ai genitori degli altri, come nel caso di Svitlana, la seconda donna di cui vi parlavo all'inizio del racconto. Ascoltiamo un pezzo adesso della storia di Svitlana. A un certo punto sentite che interviene Galia e le storie si intrecciano. Invece con la mia nonna io mi diverto e mi trovo sempre nella situazione quando i miei bimbi erano ancora come piccoli e avevano la curiosità e non sapevano le cose. Io dovevo spiegarle, sai? E con la mia nonna funziona così, sai? Lei ogni tanto dimentica, però ha voglia di essere, non perdere la mescola, come si dice da voi, sai? Deve essere lei il padrona di Sicilia. E lei ha capito e ogni tanto mi chiede: sto facendo bene, devo aggiungere quello, questo, sto facendo bene, non ho dimenticato niente. Sì, sei brava, stai bene, stai facendo tutto bene. Così. E mi trovo proprio in una situazione quando i miei figli erano, non sapevano la vita e mi chiedevano qualcosa, sai, una cosa che... Ma io vedo nei miei anziani, nei miei genitori, che anche loro potevano aggiungere età, 80 anni, 90 anni, invece i miei genitori sono molto giovani, sai. Mi mancano tantissimo le situazioni difficili nella mia vita e loro non c'erano, non potevano darmi il consiglio, non potevano dare sostegno. Anch'io ho lasciato i miei bimbi quando ero piccolissimi e dovevo lasciare da sola, non c'era nessuno, io sono figlia unica e così, ma loro non c'erano. E quando lavoro aiuto la mia signorina, vedo mia mamma, sai, sto pensando, per esempio mia signora ha compiuto 90 anni, sto pensando anche mia mamma poteva, perché mia mamma negli anni 40, che è nata nel 1940, poteva compiere 80 anni, sì,
stavo pensando, oh, anche mia mamma poteva avere 80 anni, com'è che se fosse era viva, com'è se poteva essere il nostro rapporto, magari anche lei. Ah, bene, poi per sapere che sta aiutando una persona, non lo so, mi sento magari utile, magari viva, è una cosa che mi piace fare, aiutare una persona. Non perché mi pagano, non perché sì che mi pagano il mio lavoro, ogni lavoro deve essere pagato, però tu senti una soddisfazione, sai, una cosa che ti soddisfa, tu stai aiutando la persona e... Poi in tutti i giorni stai imparando qualcosa di nuovo, sai, noi veniamo qui semplici e invece torniamo a casa infermieri. Sì, anch'io sono capace di fare, sai, quelle massaggi, le punture. Come ha detto mia nonna, tu c'hai la mano leggera, allora le ho fatte 10 punture alle teste, allora ciopala. Io con i miei bimbi, sai, perché bimbi li devi amare, per lavorare con bimbi tu li devi amare. E alle volte io mi faceva quella che vogliono fare loro, gattonava. Facevo la mamma, sai? Guarda che potevo fare con i tuoi figli. Sì, facevano giochi che le piaceva di più e poi mi saltavano addosso che li portava, sai, sulle spalle. È così. È vita. È così. La vita è bella, sai, ogni tanto quando con la mia nonna. Mi piace perché lei è piena di vita ancora, nonostante che sta perdendo la memoria, ma è piena di vita e curiosa. E capisce il mio senso umorismo, sai? Ogni tanto le racconto le battute e lei si ride come una bimba. E mi piace anche questo, sai? Tenerla viva e dare la possibilità di sentire ancora viva. Perché anche anziani devono sentirsi vivi ancora, più utili nel mondo, sai? Altrimenti muoiono subito. Diabete, insufficienza respiratoria, poliomielite. La signora Liliana se ne stava andando. Io la vedevo soffrire e non potevo fare niente per lei. Io non sentivo niente dentro il mio corpo e lei sentiva un mondo di cose che quasi volevo prendermi io un po' di quelle cose lì per sollevarla. E tornare a sentire pure io invece di sentirmi così inutile e sola. Quando Liliana se n'è andata, io subito ho pensato, e ora cosa faccio? Dove vado? Era la prima volta che ci pensavo, che fino a quando le cose non accadono a te non pensi che esistono, no? La signora a un certo punto diventa tutto. Una estranea diventa casa tua, il tuo lavoro, e poi all'improvviso più niente. Ma io a che servo? Io non sono più mamma, non sono più donna. Ma che cosa sono? Chi sono? Io non sono morta come Liliana. Non sono un corpo vuoto, io ho bisogno di carezze, di baci, di qualcosa che mi faccia sentire viva. Non è che quando te ne vai di casa non ci pensi più, no, è al contrario, ci pensi sempre. Io sono qui, la mia testa c'è, il mio corpo c'è, io ci sono tutta intera, io ho 35 anni e non ne posso più. Ho voglia di sesso, di uomo, ho bisogno di amore. Quando si parla dell'identità di queste donne, spesso chissà perché si tralascia quella sessuale. Si dimentica che oltre a ricoprire un ruolo, queste donne hanno anche un corpo. In alcuni casi sono ancora giovani, parliamo di donne di 30, di 40 anni, hanno ancora bisogno quindi di sentirsi vive, di avere anche una vita sessuale, attiva, amorosa. E invece tutto questo, insieme al resto, negli anni di lavoro in Italia, il più delle volte viene congelato e piano piano la sindrome Italia entra dentro di loro. Basilica, in una delle interviste, mi diceva che in Italia c'è lo stereotipo della badante straniera che circuisce l'anziano per sposarla, no? Avere la cittadinanza, i soldi. Ma al di là dei singoli casi, lei mi faceva riflettere proprio su una questione, sulla questione, sulla mancanza di amore.
Lei mi diceva, ma pensa a noi Tiziana, che per tanti anni non veniamo toccate, né una carezza, né un bacio, da nessuno, eh? E poi è normale che la prima persona che ti guarda, che ti fa gli occhi dolci, che ti fa sentire donna, che ti fa sentire amata, anche se è vecchio, e ci stai. Perché in quel momento lì, mi diceva Vasilica, hai solo bisogno di sentirti amata, come d'altronde però anche i vostri anziani hanno bisogno di sentirsi amati. Continuiamo. Io credo che noi, queste donne che veniamo qui a lavorare, facciamo un grande aiuto ai vostri genitori, ai vostri nonni e anche bimbe, perché i vostri, sì, io capisco, perché i figli devono lavorare, devono andare a lavorare, devono fare la sua vita e magari non possono, non vogliono stare con genitori, con noi. Io penso che anche voi, se eravate nel nostro posto, facevate la stessa cosa, perché avete fatto anche voi nei tempi, i vostri genitori, noi che sono andati in America per lavorare in Argentina, come abbiamo fatto noi. Quindi non devi essere questo ostacolo, sai? Come li chiamano noi adesso, stranieri? Cioè, mi capisci? Perché anche voi siete stati stranieri come noi adesso siamo stranieri. Magari anche allora di là li chiamavano stranieri come noi, ma è una parola non piacevole. Sai, una volta ho parlato con mio figlio, figlio mio, vorrei fare un esame di sangue, sai, DNA. Per sapere quante nazionalità c'è nella mia sangue. E se noi tutti facciamo quello che... Vedrai che tu non sei una italiana, troverai nel tuo sangue di più. Chissà, il saraceno o qualcuno. Anch'io ne avrò che... Boh. Magari ce ne sono anche italiani nel mio sangue, vero? Eh sì. La Russia è Bielorussia, Ucraina, perché guarda, sì. Io sono un miscuglio, mio padre è nato in Ucraina, suo padre è russo e ucraino. Mia mamma metà polacca, metà bielorussa. Io che sono? Niente, tutti prima eravamo russi. Eravamo tutti sovietici. Sì. Ma io sono stata orgogliosa che sono nata in quei tempi in Unione Sovietica, perché ho imparato tanto. Unione Sovietica mi ha fatto capire tante cose. Per essere forti, e sono orgogliosa anche se adesso siamo separati. Voleva tornare indietro, ma non questa Russia, ma proprio con un'Unione Sovietica, quella che era prima. Ce l'ho qui una famiglia che lei è una professoressa, e quando lei mi ha visto dalla sua cucina lavorare, mi è piaciuto, sono rimasta simpatica, e subito dopo un giorno è venuta che mi ha proposto se posso andare da lei a lavorare. Ma lei è una professoressa bilingue, e quando sono entrata da lei mi ho guardato e dice: guarda, non dimenticare chi sei tu, tu sei una persona. Tu sei una persona. Prima di lasciarci vorrei che ci cantaste una canzone del vostro paese. Ho chiesto quel giorno a Gaia e Svitlana, alla fine della nostra intervista, di cantarci qualcosa, di regalarci una canzone. E loro hanno cantato. Пусігда будіть сонце, пусігда будіть небо, пусігда буду мама, пусігда буду я. Allora, la canzone dice che un bimbo piccolo ha preso una foglia di carta e ha disegnato un sole, cerchio di sole, e ha scritto nell'angolo
Voglio che per sempre sarà un sole, un cielo, la mamma e io. Io invece di cantare piango. Piango 10 minuti e poi mi passa. Ma io alla mattina vado a lavorare, passo il parco Andriuoli. Mi fermo di là che c'è Madonnina e urlo. Ma urlo proprio, più sai? Vuole. Sì, alle 6 di mattina. Tutte le mattine. Invece io non riesco. Ci sono 2 persone che mi hanno beccato, sai? E una volta, ma alle 6 di mattina... Un vecchietto si è avvicinato e dice: signora, ma cosa hai? Io piangeva, sai, ma piangeva. Gli ho detto: niente. Signora, ma ti posso aiutare con qualcosa? Io: niente. Alla fine gli ho detto: ma mi posso sfocare o no? Poi dopo qualche giorno, il vecchietto già è prima di me. Quindi adesso siamo un trio in compagnia. Io gli ho chiesto, le stai creando un coro di sfogatori. Io gli ho chiesto una volta, va bene, io, perché io ho raccontato un po' la mia vita, tutto quanto, e lui dice: anche io ce l'ho i miei problemi, ma sai che mi hai dato un'idea? Così perché io esco, ma prima alle 5 di mattina. Alle 6? Tutti questi problemi, tutti questi, sai, queste cerco per lavoro, tutto questo, bimbi, casa, famiglia, sai? E sempre mi fermo di là perché vedo che non c'è nessuno, sono calma, tranquilla e piango davanti alla Madonna e chiedo: aiutami di passare anche oggi. E poi piango, ti dico, 5-10 minuti piango, ma urlo proprio, non che piango. E mi alzo e da sola mi dico: Galia, dai, alzati, vai a lavorare. Entro nelle case come forse niente. Cioè, sono allegra, parlo, anzi li do alle mie quando entro nelle case, sai che tutti mi parlano come è andata, come oggi, come... A tutti anche li tiro un po' di morale, sai, li tiro giù, su, non giù, li tiro su. Grazie, Deborah. C'è un'altra persona qui che è mio figlio. Scusate, il bello della diretta, doveva mangiare e quindi conclude questo incontro insieme a noi. Il video che avete appena visto è un frammento di un documentario che si chiama La cura quanto vale un corpo. Io sono autrice di questo documentario insieme a Teresa Sala, che ne cura la regia e che vedrà la luce con molta probabilità il prossimo anno. E questo progetto nasce in realtà da una costola di Sindrome Italia, dal desiderio, ci dicevamo con Teresa, di raccontare ancora delle storie di donne che fanno lavori di cura. Avete visto in video, no? Finalmente Galia e Svitlana. Ma lavori di cura che non sono solo legati al badantato, ma anche per esempio le infermiere, le OSS, le ASA, tutti i lavori che peraltro abbiamo visto in questi durissimi mesi di Covid, sempre in prima linea. Tutte storie di donne che sacrificano spesso la cura di sé e delle persone care per dedicarsi alla cura degli altri. Con Teresa Sala ci chiediamo spesso, in realtà ce lo chiediamo praticamente ogni giorno, come sarà questo film. Sicuramente ci diciamo sarà un film di volti stanchi, di segni in faccia, di mani consumate, però siamo anche convinte che potrebbe essere, che sarà magari anche un film fatto di coraggio, di forza, di bellezza, perché di bellezza ne abbiamo tanto bisogno. Grazie, io ho concluso. È stato un viaggio commovente che è finito con Teo. Siamo davvero tanti. Io almeno vorrei ringraziare te per essere stata con noi, per aver dato vita a queste geografie. Non sono carte, sono persone che si muovono. Sono confini che attraversiamo anche se non vogliamo, perché sono parte di noi. E io non so se chi ci ha seguito ha delle domande. Io vedo tanti volti amici, tanti colleghi, vi ringrazio di esserci e ovviamente se avete delle curiosità
chiedete pure e Teo vi risponderà volentieri. Lasciatemi anche ringraziare e ricordare che questa è una collaborazione con gli istituti di cultura di Edimburgo e Londra, quindi cerchiamo di attraversare i confini che a volte invece dovrebbero unirci e di fare in modo che insomma queste esperienze siano condivise quanto più possibile. Vedo un ringraziamento. Ciao, grazie. Grazie Nora, grazie ragazze, grazie mille, grazie Giamaica, grazie a tutti, ciao Tiziana.